Oggi parliamo di uno dei personaggi principali del secondo volume della saga dei Vivaldi e che avevamo già conosciuto nel primo volume, Il Serpente Bianco, Intrighi e Passioni di fine 800, Tommaso Vivaldi. Ecco, Tommaso Vivaldi, noi lo conoscevamo già ovviamente nel primo romanzo della saga, perché comunque era il tuttofare, era il ragazzino che comunque il conte Enrico De Nardi, fratello di Rebecca, aveva accolto presso la sua famiglia, presso la sua tenuta, trovandolo ovviamente per strada, quindi l'aveva tolto dalla miseria, dalla povertà, dandogli un lavoro. Quindi Tommaso lavora per la tenuta, si occupava ovviamente di quello. Di quelle che erano le faccende relative alla tenuta, anche le stalle, comunque faceva anche lo stagliere, eccetera, quindi un bambino molto molto umile. Lo ritroviamo oggi nel secondo volume con un altro ruolo, perché ormai Tommaso, ovviamente dopo quello che è successo al termine del primo capitolo, che non sveliamo per chi non lo avesse ancora letto, Tommaso comunque adesso ha un altro ruolo, è un ruolo importante all'interno della famiglia dei Vivaldi. Comunque entra nella società, comunque fa parte ovviamente di questa famiglia anche in un modo molto importante. E Tommaso comunque ha in sé tutte quelle che sono le contraddizioni del suo essere, perché comunque Tommaso è un ragazzo molto sensibile, ancora molto giovane, poi c'è uno stacco temporale perché il secondo volume si ambienta tra il 1899 e il 1900, quindi proprio a cavallo di quest'anno, e poi nel 1900 pieno. E Tommaso ovviamente ha in sé tutte queste contraddizioni, comunque ha ancora dei residui che gli sono ovviamente rimasti dalla sua vita precedente, non dimentica le sue origini, e anzi nel secondo volume noi scopriremo tante tante cose di Tommaso. Scopriremo ovviamente anche un qualcosa del suo passato che non avevamo modo di avere, che non abbiamo conosciuto nel primo capitolo. Indubbiamente le vicende di Tommaso si vanno ad incrociare con quelle che sono le vicende di Dora Rivalta, ovviamente la figlia di Angelica e di Ernesto, e quindi ovviamente un appartenente comunque alla famiglia dei Vivaldi, la nipote di Rebecca ed Eugenio. Si vanno ad incrociare e non poteva non essere che così, perché comunque sono due ragazzi, hanno la stessa età, sono giovani e comunque condivideranno poi un loro percorso di vita che non vi vado a svelare. Tommaso è stato un bel personaggio perché poi all'inizio, ripeto, l'ho definito, l'ho ovviamente creato bimbo, l'ho ritrovato in questo secondo romanzo come giovane uomo. E ripeto, è stato un bellissimo percorso quello di andare anche a cogliere determinate sfumature che nel primo volume non avevo potuto cogliere, o meglio, era un bambino, quindi doveva vivere quella sua storia. E poi, ovviamente, oggi lo ritroviamo adulto e a far fronte da adulto non solo ovviamente a quelle che sono le nuove vicissitudini della famiglia dei Vivaldi, che ovviamente non si annoia mai, ma anche a quelle che sono ovviamente le vicissitudini legate al suo passato, che andremo a scoprire piano piano. Che cosa succederà? Beh, questo non ve lo dico. Con Dora, cosa succederà? Non ve lo dico. Perché? Perché ovviamente dovrete poi scoprirlo da soli quando leggerete il secondo volume. Magari, se non lo avete fatto, vi invito a leggere il primo perché le vicende sono strettamente connesse fra di loro. Ma se lo aveste già fatto, o se non l'aveste già fatto, comunque vi consiglio tranquillamente di farlo e magari di poi leggere anche il secondo volume, Il Serpente Azzurro, Amori e Congiure di inizio Novecento. Badate bene perché questo serpente azzurro, come nel primo volume il serpente bianco era il marchese Eugenio Rivaldi, in questo secondo volume il serpente azzurro è proprio Tommaso e scoprirete soltanto leggendo il motivo. Io spero con questa piccola pillola di avervi incuriosito. Vi ricordo comunque che il libro è già disponibile su Amazon o comunque sui circuiti della casa editrice, Il Serpente Azzurro, Amori e Congiure di inizio Novecento. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, vi mando ovviamente un saluto e un bacio grandissimo. Alla prossima!